La vita di Pierpaolo Pasolini. Allora ragazzi, abbiamo inserito Pierpaolo Pasolini nel nostro programma di italiano perché siamo andati a vedere uno spettacolo, Eretici e Contrari, scusate, Eretici e Corsari, durante il quale erano stati letti dei brani di, tratti dagli scritti corsari di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo quindi già anche letto in classe un, diciamo così, un brano tratto da questi scritti corsari, in cui appunto il nostro Pierpaolo Pasolini riflette sulle dinamiche politiche e sociali dell'Italia del consumismo, dell'Italia del boom economico, dell'Italia degli anni 60 e degli inizi degli anni 70. Scritti molto aspri, amari e insomma scomodi, ecco, per parecchi lettori. Però ci conviene comunque conoscere questo autore, insomma, per inserire meglio questo testo che conosciamo, cioè questi articoli, insomma, giornalistici che conosciamo, all'interno di un'esistenza e anche di una ricchezza culturale, no, di questo tale Pierpaolo Pasolini, che è eccezionale, straordinaria. Pierpaolo Pasolini è uno scrittore, un intellettuale che non lascia indifferenti. In genere ci si divide in due partiti molto netti, cioè ci sono i pasoliniani che esaltano tutto quello che ha fatto Pasolini in modo incondizionato e poi ci sono invece quelli che, insomma, tutto sommato dicono no, insomma, Pasolini no, è meglio metterlo un po' da parte. Noi, come spesso ci accade, siamo nel mezzo, perché lo diceva anche Aristotele, insomma, che è in medio stat virtus, e perché comunque è vero da una parte che Pasolini è un intellettuale del quale non si può fare a meno per capire l'Italia, la cultura italiana della seconda metà del Novecento, assolutamente. Questo è vero da una parte. Dall'altra parte, scusatemi tanto, ma può essere anche vero per me che alcune delle sue, dei suoi giudizi, per esempio, politici o partitici, secondo il mio punto di vista, possono anche lasciare il tempo che trovano, perché col senno di poi certi giudizi a me paiono sinceramente sbagliati. Però, per carità, tutti possono sbagliare, giusto? Errare è umanum est, no? Perseverare è diabolico. Ah, è solo che perseverare che è diabolico. Oh, giusto. Allora, Pierpaolo Pasolini, quindi, nasce a Bologna nel 1922, segue il padre, che il padre è un ufficiale, proprio per l'incarico che ha si sposta da una città all'altra. E invece la madre risiede stabilmente a Casarsa delle Delizie, quindi nel Friuli. E quindi la madre, che è maestra, e quindi il figlio si lega molto di più alla madre rispetto al padre. Tra l'altro, vabbè, insomma, sappiamo, conosciamo benissimo anche la sua vicenda umana, che è molto complessa, per via di queste tendenze omosessuali esplicite, gli alienarono, gli impedirono di continuare a fare il maestro, l'insegnante. Lui quindi aveva seguito la carriera della madre, no? Appunto nel Friuli, là dove faceva l'insegnante. Si erano diffuse queste notizie, insomma, riguardo le sue tendenze omosessuali, e quindi per questo motivo, lui tra l'altro si era iscritto nel 1947 al Partito Comunista e aveva aderito convintamente all'ideologia marxista, ma nel 1949 gli stessi comunisti delle sezioni friulane, diciamo così, come dire, mettono le mani avanti, lo espellono dal partito e soprattutto lui sarà mandato via dalle scuole, cioè non potrà più continuare a insegnare nelle scuole lì in Friuli. A questo punto quindi Pierpaolo Pasolini è costretto a trasferirsi a Roma, dove vivrà degli anni anche di povertà, di miseria e di difficoltà economiche e di difficoltà di trovare un lavoro. In sostanza poi riesce in qualche modo ad ottenere degli incarichi di insegnamento
anche nelle borgate romane, presso però scuole non statali. E così incomincia a conoscere comunque la vita della borgata, di queste borgate romane, no? La conosce molto approfonditamente, frequenta questi ragazzi anche al di fuori delle ore di lezione per Paolo Pasolini. Tanto che poi nel 1955 scrive un romanzo sulla vita delle borgate, sulla vita di questi ragazzi, appunto il romanzo Ragazzi di Vita. Questo romanzo ha un successo straordinario, eccezionale, no? Un successo editoriale nel mercato libraio incredibile, no? E questo quindi condiziona, cambia un po' la sua vita. Anche il romanzo che in seguito scrisse nel 1959, Una vita violenta, ebbe molto successo. A questo punto, proprio intorno al 1960, Pierpaolo Pasolini fa una scelta particolare di vita, cioè decide di lasciare l'insegnamento e di dedicarsi ad altre attività intellettuali. Anzitutto l'attività di sceneggiatore e poi di regista di film e poi l'attività di giornalista. E poi oltretutto scriverà anche dei testi teatrali, per cui davvero un intellettuale a 360 gradi, quindi non solo uno scrittore di romanzi, ma appunto un cineasta diventa, quindi tra l'altro molto discusso. Il primo film che lui fa, L'Accattone, prendeva come punto di riferimento il suo romanzo Una vita violenta, quindi la trama un pochettino era presa da questo romanzo Una vita violenta. Lui prende dalla strada e dai ragazzi che ha incontrato in borgata gli attori di questo film, e già questo film rappresenta un caso, no? Oltretutto poi dopo continua a fare film anche con attori affermati come Totò, ma in ruoli, con sceneggiature, con delle storie, diciamo così, completamente diverse rispetto a quello che è il cinema commerciale dell'epoca. Quindi sconvolge questo, no? Fino ad arrivare a degli eccessi, diciamo così, o comunque delle opere cinematografiche molto discusse, come in particolar modo Le 120 giornate di Sodoma, direi, sicuramente una delle sue più discusse, più scandalistiche opere cinematografiche. Fa scandalo col cinema, fa scandalo col teatro, fa scandalo con gli articoli di giornale, come noi ben sappiamo che abbiamo letto alcuni di questi articoli, e alcuni ce li ha letti appunto un attore nel corso di questo spettacolo. Poi, il 2 novembre 1975, Pierpaolo Pasolini, ucciso da un giovane di borgata in una zona sul litorale di Ostia, e ancora adesso, dopo la conclusione dell'iter giudiziario, non si capiscono bene, ci sono molti lati oscuri su questa uccisione, su questo assassinio di Pierpaolo Pasolini. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.